Amici di Radio Laser e di Laser TV, questa sera, come preannunciato in questi giorni, un importante evento qui presso la parrocchia Cristo Re a Pisticci, un incontro organizzato dal sacerdote Don Leonardo Selvaggi, il quale, oltre a tutte le opere che ha appunto realizzato in tutti questi anni di sacerdozio, quest'oggi ne presenta tre in particolare: Tamo Maria, Tamo Chiesa e Tamo Missione. Si apre questo incontro con una frase: a Gesù con Maria nella Chiesa per la gloria di Dio e il bene dei fratelli. Abbiamo sentito nei giorni scorsi Don Leonardo Selvaggi anche attraverso i microfoni di Radio Laser. Abbiamo invece qui quest'oggi presente per questa iniziativa il nostro padre Stephen Paul, che arriva dalla Germania e quindi è professore all'Università Urbaniana, che presenterà quest'oggi il volume, il terzo appunto, che sarà quello dedicato a Tamo Missione. È la prima volta che viene qui, padre? È la prima volta, sono molto contento che oggi ho la possibilità di essere qui fra di voi in questa parrocchia. Ha già letto il libro che presenterà oggi? Forse alcune parti ho letto quando lui ha presentato la sua tesi, perché anche parzialmente è preso dalla sua tesi, che ha studiato, fatto la sua licenza e dottorato con noi nella facoltà di missiologia a Roma, nella Pontificia Università Urbaniana, 10 anni fa. No? Che cosa vuol dire su Don Leonardo? Come lo giudica, ecco, come persona della cultura soprattutto? Sì, della cultura. Un uomo che è radicato qui nella cultura del Basilicata, ma si è veramente allargato sulla missione universale della Chiesa. E così lui ha scoperto questo Sant'Arnoldo Jansen. Prima era un sacerdote diocesano, poi non voleva fondare una casa missionaria o una società missionaria, ma infine il vicario apostolico italiano Timo Leone Raimondi da Hong Kong ha detto: perché lei non fa questa opera? E lui non ha pensato: io sono anche la persona giusta, ma infine ha fatto. E Don Leonardo si è innamorato, si può dire, in questo santo. È innamorato Don Leonardo di questo santo? Sì, dal terzo liceo, quando avevo deciso di andare in missionari con i comboniani. Poi il padre spirituale mi disse: no, tu sarai prete secolare. Mi voglio costruire la chiesa. Rispose: le farai, ne ho fatto 8. Fare la volontà di Dio attraverso la chiesa è la cosa più bella, per dare gloria a Dio e dare gioia e salvezza ai fratelli. Mi ho trovato in quest'ordine i verbiti, una grande volontà del loro fondatore nel portare avanti quell'amore di Gesù crocifisso, e subito a Steyl in Olanda un gruppo di tantissime suore che vanno ad adorare Gesù e tantissimi missionari che fanno due cose: vanno all'estero portando la parola di Gesù e poi tanta stampa, tanti libretti per diffondere la parola di Gesù. Io ringrazio aver incontrato i verbiti, perché sono il Verbum Dei, la parola di Dio. Bene, quindi si preannuncia oggi un incontro molto interessante, cari amici, e quindi sono state invitate anche diverse autorità, ci saranno diversi interventi oggi. Chi è stato chiamato in proposito, oltre al nostro professore? Sono stati invitati dell'ultimo libro i due grandi miei professore di laurea, sia padre Don Benedettino Donato Giordano e verbita il padre Stephen Paul, e poi altri che parleranno degli altri libri. Don Filippo Lombardi, sì, e Don Francesco Gallipoli, quindi un importante appuntamento qui alla Chiesa di Cristo Re. Padre, che cosa si sente di dire, insomma, questa comunità? La conosce, non la conosce, la vorrebbe conoscere meglio? Vorrebbe conoscere meglio, perché appena sono arrivato e ho visto la gente, accoglienza della gente, e mi interessa veramente di conoscerlo di più. Che cosa cambia dalla sua comunità a questa? E qui anche la vita della gente, no? È veramente una comunità dove la gente vive e molto vivace e dedicato anche al suo lavoro, che anche alla vita cristiana che fa qui in questo contesto. Questo mi piace di conoscerlo di più.
Bene, cari amici, grazie, è tutto per il momento e noi assistiamo alla presentazione. Buona serata.